Una vendita all'ingrosso senza licenza in un edificio abusivo è la scoperta avvenuta a San Pietro Altanagro. Una scoperta che è nata in seguito a un controllo della polizia locale di San Pietro Altanagro, dei carabinieri della stazione di Polla, guidati dal maresciallo Fabio D'Agostino, dei forestali, sempre di Polla, sotto il comando del maresciallo Leoluca Fontanile, a carico di un commerciante. Si tratta del legale rappresentante di un'azienda che è stata quindi scoperta dalle forze dell'ordine in quanto ritenuta abusiva, e per questo motivo il comune di San Pietro Altanagro con un'ordinanza ha chiuso per esercizio abusivo l'attività di commercio all'ingrosso che trattava generi compresi nel settore merceologico alimentare. Durante il sopralluogo è emerso che la struttura edificata è totalmente abusiva in quanto agli atti dell'ufficio tecnico comunale non risulta alcuna pratica edilizia inerente al tale immobile e quindi è considerata totalmente abusiva. Commerciante e proprietario dell'immobile sono due persone distinte. L'area è stata sottoposta a sequestro dai militari dell'arma della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Roberto Bertini e sono in corso le indagini da parte dell'autorità giudiziaria.